Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con il Napoli su Telecapri. Ci vediamo tutte le sere alle 19:50. Venerdì ci eravamo salutati dicendo, io avevo detto, domenica o succede tutto o non succede niente. È successo tutto, perché niente sarebbe stata una vittoria del Napoli, che era abbastanza prevedibile, quasi scontata. E avrebbe lasciato tutto inalterato in attesa poi del ciclo di ferro che ci sarà alla ripresa del campionato dopo la sosta per le partite delle nazionali, Atalanta, Inter, Juve, Real Madrid per lo mezzo, vabbè. E doveva succedere poi tutto lì, rimandavamo tutto, no? Invece è successo tutto, non è che non è successo, è successo tutto perché c'è stata la sconfitta più incredibile di completare questo momento negativo del Napoli. Anche con una scelta di formazione, un'altra volta scelta di cambi, la squadra che in campo non produceva nulla, insomma una serie di cose messe insieme che non hanno potuto lasciare più la possibilità di dubbio, perché nel dubbio stava vivendo De Laurentiis, non nelle certezze come lui voleva far credere, cioè la certezza che lui era convinto che con Garcia il Napoli si potesse risollevare, bastava la ricetta, era semplice, Garcia in panchina, io a Castelvolturno, aveva pensato De Laurentiis e il Napoli si risolleverà. Non era questa la ricetta giusta, l'avevamo pensato e i fatti l'hanno dimostrato. Quindi adesso ne deve trovare un'altra di ricetta che però non può prevedere gli stessi ingredienti, cioè l'ingrediente Garcia non ci sarà più, ci sarà quella di un nuovo allenatore. Chi? Lo vediamo nelle prossime ore per Paolo Matrone, come, quando e perché succede, no, perché l'abbiamo detto, come e quando Ciao Paolo, un saluto a e chi. tutti. Chi il prescelto di Igor Tudor, già da ieri pomeriggio, subito dopo la sconfitta contro l'Empoli, De Laurentiis ha cominciato a contattare un po' di allenatori e Igor Tudor è stato messo subito in cima alla lista. Perché? Perché è un tecnico evoluto, è un tecnico che è vero poi che dal punto di vista del modulo non si sposa benissimo con il 4-3-3, ma bisogna andare oltre il modulo, l'abbiamo sempre detto, tra pochissimo poi faremo vedere anche qualcosa dal punto di vista tattico. Noi stasera Tudor. parliamo di Tudor. Eh sì, stasera. Di Ora, solito no. noi il lunedì facciamo Cioè, il l'analisi focus. No, tattica della stasera partita. facciamo il Questa. focus su Tudor. Io me lo ricordo quello che ho fatto io in Sì, televisione, ma non solo io, un po' tutti. Una sera noi facemmo il focus su Galtier, poi arriva la notizia che era Garcia l'allenatore, ma non ve la prendete con lui poi dopo, poi succede una cosa di questa. Però la cosa è certa è che oggi De Laurentiis si è visto con Igor Tudor nella sede della Filmauro a Roma. C'è stato questo incontro con la presenza dell'agente Seric. Vedremo chiaramente se Tudor accetterà questa proposta fatta dal Napoli da un anno di contratto, anzi pochi mesi di Mesi, da qui contratto, a esatto, giugno, da qui a giugno fine fino giugno. a fine stagione. Tudor all'inizio, già da ieri ci abbiamo lavorato, ci ha fatto Voleva l'anno e sapere, mezzo. voleva un anno e mezzo, voleva una garanzia fino al 2025, quantomeno uno più uno. Cioè fino al 2024 con rinnovo automatico magari con a determinate condizioni che potrebbe, anzi quasi sicuramente sarebbe la Champions League, però a quanto pare De Qualificazione? Laurentiis La la qualificazione, non la qualificazione in Champions League, vittoria. non la vittoria della Champions League chiaramente, De Laurentiis No, perché se però vince non la è Champions League, convinto. ve la do io la notizia. Se vince la Champions League viene Gli fa confermato. forse anche il Viene triennale. confermato. Ciao Vittoria Colonna Romana. Allora, buonasera. Sembra che siamo in estate, invece è novembre, quindi il totonomi degli allenatori purtroppo ci porta qualche mese indietro, invece dobbiamo andare avanti. Vogliamo sapere cosa ne pensate voi con i nostri contatti telefonici per interagire, WhatsApp 345-600-2947, la nostra linea diretta 081-308-5977. Ricordiamo i nostri canali social YouTube e Facebook Telecapri. Facciamo subito pubblicità, poi iniziamo con tutti gli argomenti e con la vostra presenza in trasmissione con messaggi e telefonate. A tra poco. Eccoci qui di nuovo in diretta con ovviamente le prime telefonate. Subito introduciamo i temi, poi per Paolo ci farà vedere alcune cose di Tudor, perché ora scherzi a parte la trattativa. Io penso che addirittura Tudor, vi ricordate dopo Napoli-Fiorentina? C'è stato quel racconto o Conte o niente. Poi non è stato Conte ed è stato deciso di restare con Garcia. Però io non credo che sia andata proprio così, sinceramente. Ora dice, ma ti metti a parlare del tempo? Sì, perché parlare di quel momento è ritornare a parlare anche di Tudor, perché Sì. Tudor è stato contattato anche allora. Sì, assolutamente sì. È solamente che c'è stato questo problema della differenza. Vi spiego subito qual è. C'è stato questo, il problema era lo stesso. Tudor voleva un anno e mezzo, De Laurentiis gli voleva dare 6 mesi. Ora De Laurentiis sta provando a convincere Tudor e Tudor pare che stia per accettare i 6 mesi, però
Ma la domanda che mi faccio io è se Tudor rimane sulla sua posizione fermo, De Laurentiis non accetta di prendere Tudor un anno e mezzo perché ha già qualche altra cosa in mente per giugno prossimo. Sì, probabilmente sì. Cioè, da questo punto di vista Tudor non la spunterà. La spunta De Laurentiis, gli dice no, ma va su un altro. Non è che fa come ha fatto quindi un mese fa che resta Garcia. Questa è la differenza. Cioè, questa volta l'esonero di Garcia è sicuro. L'altra volta era condizionato a trovare la condizione ideale, questa volta invece in un modo o in un altro si farà. Poi abbiamo quest'ultima ora che facciamo vedere subito e poi andiamo a telefono. Sì, mostriamo subito quest'ultima ora dei colleghi di Sky Sport, proposto l'annuale a Tudor che avrebbe dato l'ok se attende la decisione definitiva di De Laurentiis. Quindi il tecnico croato avrebbe sì voluto una durata più lunga del contratto, ma ha anche accettato queste Perché è una condizioni. bella Quindi opportunità, perché certo. insomma il Napoli è una squadra forte, ragazzi. Io penso che, ora io non faccio allenatore, ma io penso che bisogna accettarlo in Napoli, a Sì. meno che, Arrivare dopo Spalletti è un conto, arrivare dopo Garcia è un altro. bisogna accettarlo, a meno che posso forse capire un Conte che non l'accetta, perché Conte potrebbe avere da un momento all'altro il Real Madrid, il Manchester United, cioè, Tudor, per carità, è nel mirino di squadre buone, allenato in Marsiglia, è un'ottima squadra, però non ha fatto ancora questo passo in avanti per poter ambire ai top club. Quindi il Napoli in questo momento per lui è il massimo e quindi non se la può fare scappare questa opportunità. Sì, hanno Ma appena scritto che Tudor ha accettato le condizioni di De Laurentiis, 7 mesi più opzioni unilaterali in favore del club. Mi è arrivato proprio adesso questo messaggio. Domani è previsto un altro incontro che dovrebbe essere poi quello definitivo. decisivo. Nel frattempo De Laurentiis sta decidendo, glielo comunicherà domani. Se arriverà la fumata bianca, Tudor arriverà già domani sera e mercoledì dirigerà il primo allenamento. Sì, io Beh vedo che a certo, che poi questo mercoledì si punto. devono comunque trovare a Sì, Castelvolturno. mercoledì c'è Esatto. l'allenamento. Antonio, ciao, buonasera. Pronto, buonasera Paolo. Ciao, Antonio. Allora, ormai, buonasera, buonasera. Ormai si è visto che, diciamo, Garcia, diciamo, come allenatore non è stato all'altezza della situazione. E ovviamente si è visto, diciamo, nei cambiamenti, pure ieri a non far giocare Caraschelia, diciamo, e Zielinski, già che ci mancava Osimhen, non so chi, la partita come si doveva giocare in attacco, non lo so. Troppa confusione. A prescindere da questo fatto qua, no, dell'allenatore, io vedo pure lo stato di forma della squadra, che non è come l'anno scorso. Questa è una mia impressione, poi magari voglio, diciamo, mi dici la Anto, tua. Ascolti, ma in questo momento quello che hanno fatto i giocatori, noi questi giocatori. posso finire finire il discorso e poi magari parli tu? Sì, Posso, volevo solo completare. prego. Prego, prego. Allora, secondo me, perché il Napoli l'anno scorso è stato un periodo di tempo tipo gennaio, che si è visto il Napoli ha stracciato il campionato e stava in uno stato di forma tutti i giocatori, in uno stato eccellente, praticamente rendevano tutti al massimo. Invece quest'anno, non lo so, non vedo questo stato di forma dei giocatori. Tanto è vero, si è visto pure la fine del campionato scorso, che il Napoli le ultime partite con l'Udinese stentava, non so. Questa è una mia impressione, può darsi pure che mi sto sbagliando, poi al limite Grazie, grazie dice Antonio. la tua, va bene? Ok, grazie, Grazie, buonasera Paolo. grazie, grazie. Vabbè, io ho detto la mia troppe volte per ripetermi sul fine dello scorso Infatti ti avrei campionato. stoppato, Sì, scusami, no, 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 però. ma ho promesso e lo faccio, non parlo più dello scorso fine campionato. Vai, Vittorio. Allora, buonasera a tutti, sono Rosario da Napoli. Se arriva l'esonero di Garcia, non ancora annunciato, cosa ne pensi dell'idea Calzone al suo posto? La ritieni troppo rischiosa? Complimenti a tutti di cuore, grazie mille sempre Forza Napoli. Credo che Ma il Calzone Napoli, sia impegnato in Calzone è questo momento. impegnato con la Slovacchia. Si può allenare una nazionale, una squadra di club, però si verrebbe a creare una situazione un po' clamorosa. Cioè, questo Sarebbe un unicum, mi sa, non c'è nessuno, eh? allenatore, oltre ad essere un unico, sarebbe un allenatore che arriva 2 giorni prima di Atalanta-Napoli perché è impegnato con la Slovacchia in questo Sì. momento. Quindi Quindi, non credo si dimetta dalla Slovacchia perché si è qualificato già per gli europei. infatti. Escludiamola questa ipotesi. Sì. Tornando a Tudor, perché di Tudor dobbiamo parlare stasera, è inutile parlare di Sì, no, Garcia. infatti Salvatore da Napoli ci chiede proprio cosa ne pensi di Tudor. Allora non ne penso niente. Bene. Ma Verona, ho visto le partite del Verona, le ho viste, allenate da Tudor, la squadra mi piaceva per come era propositiva in campo, non era una squadra che aveva paura di giocarsela anche contro le grandi squadre. Gli attaccanti hanno avuto una stagione eccezionale, il tridente era Baracca e Caprari dietro a Simeone, Simeone. Simeone ha fatto 17 gol, Baracca e Caprari sono arrivati in In doppia doppia cifra, cifra, 10 e quindi 11. 10 e 11, quindi evidentemente gli attaccanti
trovano linfa dalle idee di calcio molto aggressive. Però andiamo più nel dettaglio, vediamo di capire che idea di calcio c'ha. Oggi parlavamo io e Pierpaolo in privato, abbiamo pensato la stessa cosa su una dichiarazione quando gli hanno chiesto per capire non tanto i principi di gioco sui quali andiamo tra poco, grazie alle cose che ha preparato Pierpaolo, ma sulla filosofia di calcio, no, Vittoria? Rispondendo a una domanda che gli parlavano di Allegri, che è stato suo allenatore, lui fra l'1-0, Allegriano, e forse anche Sì, Garziano, me la no, ricordo. direi, anche Garzia era un amante probabilmente dell'1-0, come filosofia ti parlo, no, come risultato. Lui ha detto: io devo dare spettacolo, devo fare divertire la gente. Ha risposto così a questa domanda. La possiamo fare vedere? Sì, lo possiamo mostrare tramite Allora facciamo YouTube una cosa. Non parlo tranquillamente. io, facciamo vedere direttamente Garcia che cosa ha detto rispondendo a Tudor. questa domanda. Tudor. Tudor, che cosa ha detto rispondendo a questa? No, Garcia non l'avrebbe mai detta questa. Hai fatto bene a affermare, perché la gente pensava che era imposto. Garcia questa non l'avrebbe mai detto. Tudor. Sì, vediamola subito, spero si senta. Mi danno un cenno dalla regia, non si Non si sente. sente, non si Allora dobbiamo sente, dirlo allora noi. dobbiamo Va dirlo noi. bene. Ok, allora possiamo uscire, la diciamo noi. Sì. Comunque, parlando chiaramente del gioco di Allegri, si parlava di giochisti, risultatisti come al solito, lui dice che il calcio è un gioco fatto per i tifosi e che chiaramente tra un 4-3 e tra un 1-0 preferisce sempre il 4-3 perché non, il calcio di oggi, il mondo è cambiato, Tutti non si segnano di può, più. tutti segnano di più, il calcio è cambiato, il mondo è cambiato, i tifosi sono più esigenti, non si può più soltanto speculare, ma bisogna far divertire i tifosi e quindi molto meglio un 4-3 che un Partendo 1-0. da questo, poi passando dalla filosofia ai principi, che cosa dovrebbe significare? E voglio uscire da dietro, e voglio pressare alto, e voglio fare la Eh sì. Voglio riconquista immediata. Poi dovrebbe significare tutte queste riempire l'area di cose. rigore Con più avversaria. uomini, Eh sì, eh sì. indipendentemente dal modulo, che per me è un falso problema, anche se mi rendo conto che molti oggi sono concentrati su sta cosa, ma lui fa 3, fa 4, è un falso problema. A questi livelli non ci vuole molto a fare una piccola modifica, ma l'importante è come si inizierà. Per esempio, Pierpaolo ci farà vedere che lui è uno che inizia spesso con 2-3, Sì, 3-2, 2-3, 3-2. dipende, dipende. Possiamo mostrare comunque, possiamo mostrare qui il frame, perché nel fermo immagine vediamo come Squadra chiaramente che è il Marsiglia, è il i Marsiglia, questo è bianchi. Troa Marsiglia, e bianchi. Possiamo vedere come il portiere innanzitutto giochi altissimo, spesso e volentieri, quindi anche questo ci fa capire che è un giochista, diciamo, tra Meret virgolette. non è andato in Partecipa. nazionale, se sta seguendo la trasmissione non si deve preoccupare. Assolutamente. In questo caso, ecco, nonostante si tratti di una difesa a 3, vediamo come uno dei centrali vada larghissimo, quindi è dove vedete questa freccia lunga, vada larghissimo, mentre il centrocampista centrale Rongier, che in questo caso, diciamo, nel Napoli, poi cerco di proiettarlo sempre a quello che E lo potrebbe fare al bot, Napoli, eh? è Lobotka, si abbassa e c'è questa prima linea a 3 e poi dopo ci sono i due sulla linea subito successiva. È una fluidità posizionale perché possiamo vedere invece dopo come in quest'altro frame, sempre nella parte di costruzione, si abbassi sempre Rongier, però adesso resta basso il centrale di destra e si va larghissimo invece quello di sinistra con l'esterno, ricordiamo. Qui si partiva da un 3-4-2-1 con l'esterno del 3-5-2, insomma del Traduciamo 3-4-2-1 che va altissimo. sul Napoli, se vengono, rimangono Nathan, rimangono Rachmani e Nathan, centrale e centro-sinistra, poi il centro-destra Di Lorenzo si allarga a fare praticamente quello che fa mo, o si propone più avanti e fa quello che faceva spesso l'anno scorso con Spalletti, viene Lobotka vicino a prendere il pallone. L'altra mezzala si affianca e si esce 3-2. 3-2, Diciamo che esatto. al di là di tutto, ora poi le studierà È la scuola di Tudor con. Coverciano Paolo, 5 costruttori e 5 invasori, quindi per questo ci. Diciamo che sta qui dei sette costruttori e dei tre invasori. Se vogliamo fare questo giochino con i numeri, sto parlando di Garcia adesso, perché erano Sì. sette, perché rimaneva il centrale, centrocampo, vedevo sempre Anguissa e Zielinski venire incontro ai difensori in possesso palla, quindi eravamo sette che stavamo tutti schiacciati là dietro quando volevamo uscire, abbiamo fatto una fatica bestiale. Eh sì. Vittorio.
Allora, Riccardo Vigorito ci scrive: non mi interessa il nome, il modulo adottato dal nuovo allenatore, basta che sia aggiornato e propositivo, quindi l'esatto opposto di Garcia. E non c'è dubbio Che sarà così. ne deve essere assolutamente così. Questo noi lo possiamo stasera, diciamo, accennare facendovi vedere qualche grafica, parlandovi di una dichiarazione di Tudor, lo possiamo captare, ma non basta, ce lo dovrà dire il campo. Ora il campo non è che si possono prima giocare le partite e poi ingaggiare gli allenatori. Quindi che cosa deve fare una società strutturata, forte, tra le più importanti in Italia In e in Europa Europa. come il Napoli? Che cosa deve fare? Deve arrivare a questi incontri preparato, perché sa di avere calciatori molto evoluti e deve trovare un allenatore evoluto e aggiornato. Sto ripetendo questa cosa Eh sì. in maniera ossessiva per far cercare di capire quello che serve al Napoli. Ora De Laurentiis questa cosa non la sa, sicuramente la sa. Questa cosa l'ha fatta l'estate scorsa, sicuramente non l'ha fatta. Ragazzi, non l'ha fatta l'estate scorsa. L'estate scorso ci ha presentato un bigliettino da visita. Questo è un allenatore, una persona molto brillante, empatia si chiama questa, e questo fa il 4-3-3. E io ho scritto un post preciso: gli allenatori non si scelgono sull'empatia e sul sistema di gioco, si scelgono attraverso un'analisi molto più approfondita. Io voglio vedere pure come risponde. Cioè, io mi meraviglio molto adesso che il rapporto con Garcia è praticamente finito, lo possiamo dire, ma le avete viste le conferenze stampa di Garcia? Ma De Laurentiis ci ha parlato tanto prima di andare a sottoscrivere il contratto, e se ci ha parlato tanto lo ha ritenuto dal punto di vista dell'eloquio pronto ad affrontare una realtà come quella napoletana, dove scassiamo abbastanza il cavoletto. Cioè, mi sembra che De Laurentiis abbia veramente, in 19 anni di straordinaria presidenza, complimenti presidente, li faccio sempre, ci ha regalato lo scudetto, sei bravissimo, ci tieni ad altissimo livello, totale fiducia nel tuo operato, ma quest'anno hai fatto un disastro, non un errore, un disastro. Gli errori si possono fare. Hai fatto un disastro, prima i criteri di scelta così, naif al massimo. Poi l'indecisione, resta o non resta, gli tolgo potere, non glielo lascio, mi fido o no, non mi fido. Fatto un casino bestiale, Presidente, hai fatto un casino bestiale, che nasce tutto perché non hai avuto la forza e la determinazione di, una volta capito che avevi fatto un errore, di correggerlo subito. E quando lo ha capito di aver fatto questo errore De Laurentiis, l'ha capito molto presto, credetemi, l'ha capito molto presto. Poi ha fatto finta con se stesso e con gli altri di non averlo capito, ma l'ha capito molto presto. Certo, nel giorno della firma a Capodimonte non l'aveva capito quel giorno là, però poi l'ha capito molto presto. Già durante i ritiri ha iniziato a capirlo. Gino. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera anche a Vittoria, al collega che è accanto a te. Pierpaolo, Allora, ciao. Paolo, io come sempre sono pienamente d'accordo con te. E stasera, se mi dai la possibilità, vorrei parlare un attimo di altro, nel senso che su Garcia si è detto tutto, adesso dobbiamo voltare pagina e Sono guardare d'accordissimo. avanti e sostenere il prossimo allenatore che verrà probabilmente, quell'allenatore Tudor. Sì. Vabbè, allora io volevo focalizzare un attimo, volevo dire un'altra cosa, volevo parlare un attimo, lo so che l'argomento non è attuale, però se io è un argomento alla quale ci tengo molto. Del tifo, di noi tifosi allo stadio. Allora, purtroppo parecchie persone non si sono rese conto del livello dove è arrivato il Napoli, per cui ormai è scontato tutto. Noi non ci sta bene, io ho sentito dire anche ieri allo stadio, che ero allo stadio, che il quarto posto non ci interessa, cioè i soldi di Alorelli se Vabbè, non li però Gino, prende. non andiamo mo, non and scusami se ti interrompo, non andiamo mo su quello che hai sentito, soprattutto su quello che hai sentito durante una partita dove tutti noi spariamo cretinate, perché durante la partita siamo agitati, eccetera. Ma invece a Sì, mente Paolo, è fredda, vero. le persone intelligenti che io conosco, i tifosi del Napoli intelligenti che io conosco, sono perfettamente pronti e disponibili ad accettare un quarto posto, ma pure un quinto, ma pure un'eliminazione dalla Champions. L'importante è che il trend resti positivo di una squadra competitiva. Quello che non si può accettare è avere una squadra anacronistica nel modo di stare in campo. Questo non si può Non accettare, c'è perché dubbio, siamo non c'è una dubbio. squadra con Paolo, no, ma giocatori io volevo arrivare a un evoluti. altro punto. Su questo Sì. non c'è dubbio che nei nervi, nel nervosismo, nella delusione si dicono tante cose. Però io volevo arrivare a dire cosa?
noi Paolo, tu siamo della generazione di quelli che ha vissuto in Napoli perennemente il centro classifica che lottava per le Ma serie infatti io lo dico sempre, Gino, Gino, io lo dico sempre, noi dobbiamo distinguere il momento che non è buono, perché siamo abbastanza deludenti in questo momento, dal momento storico. Il momento storico del Napoli è eccezionale, perché stiamo giocando e probabilmente ci qualificheremo in Champions, perché siamo quarti in campionato. Il momento storico è fantastico per quella che è la nostra dimensione. Poi esatto, entriamo nel particolare di queste partite, è tutt'altro che è fantastico. Esatto. Molto, no, sì, basta fare questa distinzione. Questo preambolo. È una distinzione, questa. Sì, sì, no, ma tranquillo, io ho fatto questo preambolo perché poi volevo arrivare al dunque. Veloce però, Gino, veloce. Sì, no, perché allora io vedo la situazione tifo al San Paolo, al Maradona adesso, preoccupante, Paolo, perché ieri, non so se tu hai fatto caso, quando è iniziata la partita lo stadio era semivuoto, lo stadio non trascina più, non si tifa. Io sono preoccupato perché Paolo, noi abbiamo avuto l'esempio dell'Union Berlino, 11 sconfitte contro di noi, un tifo incredibile. Non è più ho capito perfettamente. È troppo chiaro. Questa messaggio. È una cosa che dovremmo focalizzarci anche con i giornalisti, perché si rischia fra qualche anno che allo stadio nessuno ci andrà più, perché questi vogliono come vincere. No, il Napoli c'ha, grazie Gino, il Napoli c'ha due problemi per riuscire a fare il pienone. Il Napoli deve avere un obiettivo, non lo scudetto. Per fare lo stadio pieno c'è bisogno un po' del big match e un po' della partita che decide qualche cosa oramai. Ma decide qualche cosa, però non, come dici tu, per forza lo scudetto. Cioè, io mi auguro di no, ma se all'ultima 3 giornate siamo in lotta per andare o non andare in Champions, ti faccio vedere come si va un'altra volta, ci si rituffa nella dimensione del momento e si va di nuovo allo stadio. Mo c'è stato un attimo di scoramento e quindi in questo momento non si è capito, la gente deve capire qual è l'obiettivo. In questo momento abbiamo perso di vista questo e forse c'è stato un po' di scoramento. Assolutamente, vogliamo andare con le altre slide che abbiamo preparato, perché vabbè, abbiamo fatto vedere chiaramente prima l'uscita da dietro, che ovviamente ha un obiettivo, l'obiettivo di creare superiorità numerica. Che la fa, già siamo partiti dal dato che la fa, perché il suo mentore, quello che poteva essere ma non è diventato il suo mentore, cioè Allegri, non la fa, preferisce buttare la palla lunga, lui invece preferisce giocare. Eh sì, lui preferisce giocare. Allora c'è da dire innanzitutto che Tudor arriva a Verona dopo Juric e non stravolge niente, arriva a Marsiglia dopo San Paolo e non stravolge niente. Questo vuol dire che arriverà a Napoli e probabilmente non stravolgerà. E qua bisogna stravolgere. No, bisogna stravolgere rispetto a Garcia sicuramente, ma non stravolgerà il credo. Sai il fatto di 1, 2, 3, flick o flock? Dobbiamo fare 1, 2, 3, flick. Diciamo 1, 2, 3, flick. Vai, in modo che si avvera il desiderio che abbiamo detto. La stessa cosa. La costruzione che abbiamo visto con 2 più 3 o 3 più 2 è volta chiaramente poi a creare superiorità numerica nella metà campo avversaria e spesso prova a crearla sulle corsie laterali. È proprio l'ampiezza il punto principale della strategia di gioco del Marsiglia di Tudor, con l'allargamento dei difensori laterali, quindi dei braccetti, e l'avanzamento dell'esterno sopra palla spesso e volentieri, si vanno a creare questi rombi, se vogliamo, sulle corsie. Io per esempio con immagino, il centrocampista e i trequartisti. Ora penso che lui stava giocando 3-4-2-1, sì, io sì. Immagino che quello lì che vedete in basso nello schermo è un quinto. Sì, è sicuramente un quinto. Ora ovviamente non è che ricordo la partita, no, però quello sarà un quinto che va a chiudere l'azione, sì. Mentre si sta giocando sul lato forte a destra, vabbè, questo adesso salta l'immagine, però insomma abbiamo capito quello che volevo dire. Sì, se si risolve andiamo anche con il resto, sì, e vediamo come appunto in... Cioè questo significa che l'azione la vanno a chiudere in molti, mo'. Se non la può andare a chiudere più il quinto, perché il quinto non esiste più, perché giochiamo a 4, cioè al terzino. Non sarà un po' quello il problema. Ci andrà il terzino, ci andranno tutte e due le mezzali invece che una aspetta e una sì. Va. Comunque va a chiudere l'azione con 4-5 giocatori. Sì, si riempie parecchio l'area. Qui vediamo come poi con la densità. A cosa serve poi avere tutta questa densità sulle corsie laterali? Anche ti aiuta nella riconquista, chiaramente, perché poi fai tanta densità. Se anche vicino alla corsia laterale dovessi perdere il pallone lì in mezzo a questo quadrilatero. Oppure conquistarlo. Vittorio, quando abbiamo fatto prima, abbiamo detto la stessa cosa, no, adesso deve stravolgere. Pensavo deve stravolgere rispetto a Garcia, ma non dovrebbe avere la capacità
di non stravolgere rispetto a quelle che sono le caratteristiche che della della squadra. Infatti questo Esatto. volevo dire. Anzi, no, devi far ritrovare un no, po' di io volevo fiducia nei sottolineare il giocatori. Fatto no, che non vabbè, si tratti ci di un spiritosa, abbiamo capito cioè, quello che volevi non si dire. tratti di un integralista, eh? Anche per questo lui oggi ha spiegato, almeno secondo quello che ci raccontano anche i colleghi di Sky, ha spiegato qual è la sua idea di calcio, però ha anche detto io non è che devo andare per forza con la difesa a tre, anzi, no, cioè, diciamo lui ha una sua filosofia, però comunque è uno che si adatta. Io ho sentito in un'intervista che lui diceva non voglio etichette, nel calcio si fa questo peccato. Perché a Verona, in Italia ha allenato Verona e Udinese, due squadre etichetti un allenatore con quel tipo che di... fanno il mercato comprando sei centrali perché vogliono però, giocare a tre. Sì. Ora al di là... È impossibile venire a fare una cosa del genere. Esatto, io non voglio parlare ora di tattica, voglio parlare di composizione dell'organico. Noi a tre non è che non possiamo non giocare, siamo proprio adatti ma teniamo, a questo... no, ma teniamo quattro difensori non ce centrali, e quindi è un problema proprio numerico, quindi oggettivo. Assolutamente, poi comunque oggettivo avresti... e poi non sono abituati. Cioè, avresti... non ma li fatto. Abbi... il problema è che devi cominciare a prendere a Di Lorenzo e metterlo nel pacchetto dei centrali. Però poi non c'è tempo, l'esterno. Poi il quinto, lo fanno Di Lorenzo e Zanoli. Allora, se vuoi giocare così, poi Politano che fine mi fa? E allora è troppo complicato. Tudor è molto intelligente e non ci andremo su questo. Oppure devi fare la mossa di Juric col Torino che abbassi Tamese, quindi Anghissa nei tre centrali. Però Juric fa un gioco, per esempio, già su uomo uomo, io non vedo per esempio è uomo, appunto ma questo è da rivedere un attimo, poi vedremo, adesso è troppo precoce vabbè, parlare dipende di da che cosa però dire per esempio a un Zelischi fai uomo su uomo quello... no, non ma se credo tu che ma se tu lo vedo proprio un giocatore vabbè, ma Zelischi ha prestato bene con Spalletti no vabbè, non è però ho capito tu parli capito perché tu stai parlando del cagnaccio che morde non c'è quella cosa, non ce l'abbiamo, non è Zelischi, perché Zelischi non è Allan, però stai parlando dei tempi giusti di pressione. Zelischi è un ragazzo con una bella situazione fisica, sta bello, fresco, tosto, non c'ha problemi ad andare a correre tanto in una partita, a trovarsi al posto però giusto al momento. Però è più disciplinato come giocatore, non come vince, devo dire, non vince, più... no, non vince il contrasto, no. Non vince il contrasto, assolutamente ma no. Se arriva al posto giusto nella pressione fa sbagliare l'avversario. Mi auguro che non ci sia questa mentalità comunque. Buonasera Riccardo da Napoli, vedo molta troppa euforia per il nome di Tudor, non vorrei distruggere tutto questo, no forse in generale, tutto questo ottimismo, vorrei ricordare che lui fa parte di quegli allenatori alla Gattuso, Pirlo, Pippo Inzaghi con molta stampa amica, speriamo di non rivivere il periodo di Gattuso dai, e che chiunque arrivi ci tolga da questa situazione. Paolo non vorrei sbagliarmi ma Tudor predilige il 3-4-2-1 con questi calciatori, chi verrebbe escluso? No, non farà il 3-4-2-1 se viene ad allenare il Napoli. Poi che l'ha fatto in Italia, l'ha fatto, è vero. L'ha fatto in Italia, l'ha fatto anche all'Olympique Marsiglia, però per esempio al POC Salonicco nell'esperienza precedente faceva molto 4-2-3-1 o anche 4-3-2-1. Ragazzi, mo il problema della stampa amica, la stampa nemica, ma a noi che ci frega sinceramente, A noi ci interessa che le cose vadano meglio di come stavano andando. Oddio, Gattuso aveva una stampa amica è che vero, nascondeva però i suoi orrori, però. Sì, però le cose che dovevamo dire le abbiamo dette pure su Gattuso, figure, quale problema teniamo? Poi c'è la stampa obiettiva e noi facciamo Tudor è stato esonerato a Marsiglia? No, non hanno rinnovato. Non hanno rinnovato perché non diciamo, rinnovato pare che aveva dei problemi con i calciatori. Esatto, sì, queste sono le voci che ci sono. Però ecco io ieri... è arrivato terzo col Marsiglia. Sì, però a scrivere... mi diceva è stato esonerato a Marsiglia. Non provate mi a scrivere Tudor su Twitter e leggete i commenti dei tifosi dell'Olimpico sono Marsiglia. Buono. Adesso lo rimpiangono perché tutti, stanno andando peggio. Tutti lo rimpiangono. Adesso hanno già esonerato chi ha preso il suo posto. Che poi è stato esonerato e hanno preso Gattuso. Comunque hanno esonerato quello che ha preso il posto di Tudor. Questa è un'altra cosa da valutare. Cioè a Verona, quando è andato via lui, le cose sono andate peggio. A Marsiglia è andato via lui, le cose sono andate peggio. Ora io non dico attenzione a quello che stai dicendo Paolo, perché sennò qua dicono che ti stai entusiasmando. Non mi sto per nulla entusiasmando. Però dicendo che secondo una logica, visto l'organico che abbiamo a disposizione, visto che questo è un allenatore giovane che si è abbastanza aggiornato, è un motivatore, non dico che sarà l'allenatore giusto del Napoli, ma dovrebbe andare meglio. Quanto meglio? Se andrà molto meglio, gioia, felicità per tutti quanti noi. Se andrà un po' meglio, già è una cosa che va un po' meglio, poi lo ringraziamo e lo salutiamo in estate e pigliamo quello che ci fa tornare in auge. In auge. Secondo me questo è un po' il pensiero che c'è in questo momento nella testa di De Laurentiis, deve esserci nella testa di noi tifosi. Certo, così non si... Ragazzi, poi dopo, se non ci piace tu... Ma il problema è che così non è che si poteva andare avanti. E l'altro problema è che Guardiola non si è offerto. No, Guardiola, Klopp, forse tra il prossimo. Tra gli allenatori liberi, per me,
Tudor è tra i migliori che ci sia, c'è escluso Conte che già ha detto di no, ma Tudor è sicuramente tra i migliori di quelli che puoi prendere, quelli pronti all'uso, quelli che verrebbero subito la Va stagione bene, in ma c'è una corso. logica nella scelta. Assolutamente, sì. Questo sono d'accordo. Allora, euforia non ci può No, essere, è euforia, perché però c'è no, la nel logica, senso dovrebbe proprio esserci per logica quello nella che stiamo scelta. vivendo, anche l'esonero di Garcia e tutto, ma non perché lui doveva rimanere assolutamente, però comunque un esonero è sempre un esonero. Il dopo allenatore è un uovo di Pasqua, diciamoci la verità, non sappiamo a che cosa andiamo incontro. Sicuramente peggio non possiamo fare, ne sono Questo pure io spero che sia così. straconvinta. Il minimo adesso obiettivo è il quarto posto, piaccia o meno, ma io dico, lo firmo Secondo domani te mattina, sì. Tudor sarà capace nell'impresa, gli mettiamoci subito pressione a Tudor se arriva, Devi sarà vincere almeno due o capace, tre no, partite di sarà fila. capace nell'impresa che stava per realizzare, che ha realizzato per me, Garcia. l'impresa in negativo Garcia, di stare dietro a questa Juventus e a questo Milan. Voi le state vedendo, l'Inter lasciamo perdere, l'Inter è L'Inter merita di forte. Non ci stare a sentivamo 10 anche punti. sabato, No, 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 ma no, la l'Inter Juventus e merita. il Milan, voi li state vedendo? C'è il Napoli, dove lo ricordate che cosa può fare questo Napoli? È Assolutamente sì. un'impresa eccezionale arrivare dietro Juventus e Milan. Io penso che Milan sta lì, ma già potevamo stargli davanti. Ma anche la Juventus, per Allora, come io va. confido che all'inizio questo scoramento dei giocatori venga subito cancellato, perché sai, quando si cambia l'allenatore, i giocatori si mettono un po', diciamo, di allegria, insomma, cambiano un po' aria quando arriva un nuovo Vito, io voglio allenatore. arrivare Però, secondo. non, però dobbiamo vedere poi dopo, un po' più Allora, ti dico avanti. subito che cosa voglio io come tifoso. Per quelle che sono le potenzialità del Napoli, non voglio illudermi, 10 punti sono troppi, l'Inter sono tra fine scorso cambiato, inizio di questa ha perso talmente pochi punti per strada che ne perderà pochi probabilmente, c'è una struttura, c'è i cambi, hanno fiducia dopo la finale Champions, insomma è una squadra troppo No, forte l'Inter non si discute. per... è difficile andarla a prendere. Io penso che noi possiamo andare a prendere Juventus e Milan e arrivare secondi. Io penso che possiamo vincere la Coppa Italia e Tu pensi che questi giocatori penso che possono possiamo arrivare a rinsavire? ottavi, quarti di Champions. Se fa questo, Tudor fa bene, nemmeno fa un miracolo, fa bene se fa questo. Ed è fattibile tutto questo. Salvatore. Sì, buonasera. Paolo, io credo che Buonasera a te. tra poco, a fine trasmissione, tu ci dirai il nuovo allenatore del Napoli, no? Come quando ci fu l'annuncio di Garcia, che tu sei stato il primo ad annunciarlo, ti ricordi? Sì, però non pensavo fosse lui, poi arrivo a sorpresa, sì. Lo so, però secondo me se i fatti si devono succedere, tra poco lo sapremo il nome. Allora, io Non credo lo che so se l'interlocutore. riusciamo stasera, No, no, non no. credo, Ormai domani, onestamente. domani si rivedranno per mettere. Però ci sono i legali al lavoro già per provare a stilare il contratto. Però domani, nel caso, arriva la firma. Stasera non arriva Cioè il niente. tweet della Valencia non dovrebbe arrivare, dai, questo, in questo senso Anche qui. se stiamo aspettando Ragazzi, ancora quello io. dell'esonero di Garcia, Esatto, perché comunque. proprio per una questione proprio di passaggio ci sarà prima Ragazzi, l'esonero. allora io sentire che Napoli deve arrivare quarto, io veramente non riesco proprio a digerirlo. Cioè, se noi siamo già No, ci oggi fossero quarti, tre grandi squadre in Italia, potremmo pure cosa? accettare il quarto posto, ma io non le No, vedo però queste tre grandi squadre. la mia Sì, ma non è un riflessione è che se obiettivo da già buttare via. attualmente siamo quarti con un allenatore che ha demolito una squadra, quindi io credo che chiunque arriverà, no? Basta che faccia delle sostituzioni normali, come lo sa fare anche chi non ha il patentino a Coverciano, e anche mettere una formazione normale, basta che si vede le partite di Spalletti, io credo che Andiamo arriviamo meglio. minimo terzi, secondo me. No, Poi io sono abbastanza d'accordo, sono d'accordo con io Salvatore, credo sono che abbastanza l'errore più d'accordo. clamoroso del presidente, io non credo che è stata la scelta di Garcia, no? Perché si può anche sbagliare. Io credo che l'errore clamoroso che ha commesso è che non lo ha esonerato il mese scorso, dopo Napoli-Fiorentina, in modo tale che il nuovo allenatore Non si sa sperando in cosa, aveva si delle sperava in cosa, non ho capito in che cosa si è sperato. aveva delle partite più abbordabili per iniziare una nuova avventura, invece che adesso si troverà quattro partite, praticamente che È sono vero delle questo. partite delle finali di Coppa del Qua Mondo, dobbiamo insomma. essere bravi noi, Salvatore, cioè noi che poi dovremo commentare queste partite, dobbiamo essere bravi a vedere veramente per ultima cosa quasi il risultato, perché ci sta Paolo, l'ultima poter... è No, quinto. di queste quattro partite, no, di queste quattro partite, qualsiasi è il tuo obiettivo, anche se l'obiettivo è vincere lo scudetto. Con Atalanta, Inter e Juventus sono partite dove una squadra forte come il Napoli, 1x2,
possono esserci tutti e tre i risultati. Cioè il Napoli deve provare a vincerle, ma può pareggiarle, può perderle. Noi dobbiamo vedere i progressi da un punto di vista del gioco. Questo dobbiamo guardare. Perfetto. Paolo, l'ultima e chiudo. Io, siccome non c'è tanta scelta per l'allenatore, no? Io dico la mia, allora io punterei su Fabio Cannavaro, vi spiego anche il motivo, farei un contratto fino a giugno che lui accetterebbe senza problemi, io punterei, al di là dei moduli, delle tattiche e quant'altro, io punterei alla napoletanità, cioè se io ma non lo so, nel calcio, no? sono napoletano, io starei a Castelvolturno H24 perché sono napoletano e tifoso e allenatore. Non so se io su questo spiegato. Non sono tanto d'accordo con te, Sabato, ma non è che non sono d'accordo. Se poi Fabio dimostrerà di essere più bravo di Tudor, per carità, figurati. Noi quando parliamo di Fabio e di Paolo, parliamo di Paolo è un mio amico, Fabio, se parliamo di Fabio, da dove sto trasmettendo in questo momento, Fabio ha fatto la prima intervista nella sua carriera, è venuto ospite mio dopo aver debuttato in Juventus-Napoli 4-3, ragazzino, è venuto ospite il lunedì dopo aver giocato la domenica all'aeroporto di Torino, ci incontrammo, Fabio domani vieni, va bene, vengo, e viene a Piazza Municipio qui a fare la puntata con me, quindi figuratevi se a me non fa piacere un'eventualità del genere, come diciamo, come napoletano, come tutto. Però io devo pensare che il Napoli, se poi dopo dico che i criteri di scelta devono essere il quanto più possibile oggettivi, analitici, approfonditi, se il Napoli sta avendo le risposte giuste, ammesso che stia facendo le domande giuste, su Tudor, che venga Tudor, io non riesco a pensare poi in questo caso al fatto della data di nascita, del tifo, non ci riesco a pensare, penso più a come si allenano quelle squadre. No, c'è poca scelta, tutto qua, solo perché non c'è scelta, capito? Vabbè, comunque grazie Salvatore, comunque no, grazie, scelta, scelta è stata fatta praticamente, quindi noi possiamo confermare, sì. Scelta è stata fatta, mo se c'è l'intoppo e salta tutto e poi si va su Cannavaro Mazzarri, vediamolo domani, stanotte domani. Mo in questo momento noi stiamo parlando in diretta, attenzione perché la trasmissione poi va in replica, quindi attenzione, io sto dicendo quello che sto dicendo alle 20:29, per chi ci segue in replica, alle 20:29 sembra tutto porti a Tudor, poi se mi state guardando in replica non mi tirate i cuppetielli se ne avrà annunciato un altro allenatore, perché è la replica quella. Certo è che Tudor ha accettato, De Laurentiis deve dargli l'ok definitivo nella giornata di domani. De Laurentiis è ancora a Roma, anche Tudor è rimasto a Roma, sappiamo che Tudor non vive in Italia chiaramente, però è rimasto a Roma. Se Tudor è rimasto a Roma vuol dire che gli ha dato l'ok. Adesso una certezza c'è Pierpaolo e Vittoria, che visto che abbiamo un feedback molto preciso per quanto riguarda il seguito delle trasmissioni sportive che vanno in streaming, in questo momento abbiamo dei numeri eccezionali, quindi dobbiamo ringraziare oltre tutti gli amici che ci stanno seguendo sul 15 e tutti quelli che non riesco a leggere, tutti quelli che ci stanno seguendo in giro per il mondo, mandandoci messaggio, semplicemente guardando la nostra trasmissione, in questo momento, in un solo momento, ne siete davvero tanti tutti quanti, c'è il numero delle visualizzazioni, quindi non è che posso inventare nulla, potete andare a vedere e poi fare la comparazione con gli altri, potete andare a vedere e fare la comparazione con gli altri, quindi non è che mi sto inventando numeri. Ci siamo numeri. Io e Pierpaolo, perciò. Cioè, Pierpaolo c'è sé, ma la differenza ovviamente, io e Pierpaolo non la fa, ma la differenza la fa Vittoria, sì. Colonna Romano, senza ombra di dubbio, adesso leggerà un messaggio che dirà: Vittoria, sei la più brava, come fai a essere così brava? Questo, guarda, devo dire la verità, i complimenti a me non li leggo mai, proprio perché arrivano. Ma non sono così autoreferenziali. Leggili invece, io ti impongo di leggerli. Allora, non ricordo cosa hai detto prima, però nello spiegare il modo di giocare di Tudor hai fatto insegnare una cosa, sì. Permetti che ti posso insegnare una cosa, perché faccio televisione e radio da tanti anni, è vero, mi dici bene, autoreferenza, però quando un complimento è particolarmente articolato è bello, va gratificato l'amico che lo fa e lo si deve leggere. Va bene, allora li leggo. Allora, Paolo, buonasera. Nello spiegare il modo di giocare di Tudor hai fatto capire che Di Lorenzo potrebbe essere il terzo centrale difensivo. Non ho detto questo. Infatti, sono convinto che giocherà a 4. Ho detto, giocherebbe qualche volta a 3, potrebbe stringere la posizione di Lorenzo. No, perché abbiamo fatto vedere un'immagine che nel Marsiglia il braccetto di destra va larghissimo e in questo caso potrebbe farlo chiaramente Di Lorenzo, che è il terzino, lo farebbe in maniera anche più pura.
Vedi come bisogna stare attenti perché esatto, no, perché non ricordavo che tu avessi no, detto infatti questo non l'ho prima. Detto. Allora, poi vabbè, finisce con ma tu pensa che ieri a proposito delle cose non dette. Sì, ti ho detto, ho sentito. Ieri mi ha chiamato, l'ho scritto poi su Facebook. Ieri mi ha chiamato rilasciato. A un certo punto Pierpaolo, come tutto Napoli. Che ne sai dell'allenatore che viene? Come hai fatto a sapere? No, mi ha chiamato gli amici di Calcio Napoli 24, tutto Napoli. Mi hanno tutti quanti chiamato prima di pubblicare una cosa, sì. Uno screenshot che improvvisamente girava sul web. Sì, l'ho detto anche dove io avrei detto che Napoli stava per prendere Magnanelli. Sì, Magnanelli, sì. Che ma, non sappia insomma, guarda un po' che si che io avrei detto sta cosa. Chiaramente non l'avevo detto. Tra l'altro, ovviamente Magnanelli non c'ha manco il patentino per allenare, perché sono andato a vedere, lui ha smesso l'anno scorso, tra l'altro, ed è nello staff di Allegri, quindi non, probabilmente chissà, non ma io vorrei sapere chi l'ha inventata e che momento di farneticazione è stato, oppure come ha pensato di fare visualizzazioni, oppure se era semplicemente uno che si voleva togliere lo sfizio di farmi prendere male parole, perché se poi la notizia incominciava a circolare era semplicemente uno che come vedi nessuno, ce l'aveva con io me. Non l'ho neanche ripostata proprio perché no, ti conosco lo so, però mi hanno chiamato vabbè, tutto a giustamente posto. Allora prego, vedi, ciao Giovanna, in realtà sono Vittoria, sono Pasquale, sei bravissimo. Vorrei sapere il posto di Garcia, il posto di Garcia che arriva, stiamo dicendo Tudor perché è il nome più gettonato. E, buonasera, sono d'accordo con Paolo. Sei bravissima, ma non sei Giovanna però. Non sono Giovanna. sono d'accordo con Paolo sul discorso secondo posto e 10 punti dall'Inter. Napoli deve giocare, andata e ritorno, i punti potrebbero diventare 4. Io non capisco perché siamo noi tifosi i primi depressi. Allora, io non è che sono depressa, ma il quarto posto non lo disdegno mai. Neanche l'anno scorso che eravamo veramente vicini, insomma, a vedere qualche cosa che si stava per realizzare. Cioè, tu a 7 giornate alla fine, no, l'anno scorso no, mi accontenterei del quarto posto. No, a 7 giornate alla fine. Nel no, momento in cui, esatto, nel corso del campionato, il quarto posto non si disdegna mai, perché non no, è perché mai l'anno un scorso, fallimento. Se, non facciamo... se il Napoli, dopo quel vantaggio che aveva, poi arrivava a quarto, no. Penso che ci ammazzavamo. Dopo la partita con la Juve, lì capì che si stava concretizzando un sogno. Però il quarto posto non si disdegna mai, devo, perché è devo sempre fermarti il primo obiettivo veloce, scusami, ti devo fermare perché dobbiamo andare, oggi finiamo fra 9 minuti tra l'altro, quindi devo chiedere anche un intervento veloce, poi ci ricolleghiamo con te, con questo amico che ci Maurizio. Da Parigi. Da Maurizio? Sì. Da Parigi. Ciao. Si è bloccato. Abbiamo anche un problema col collegamento. Ci sei Maurizio? E Maurizio il nome? Riproviamo a collegarci, andiamo con Vittoria, poi facciamo un nuovo tentativo. Okay. Se no poi semmai ne facciamo due domani, Maurizio e l'altro amico che era previsto li rimandiamo tutti e due a domani. Quindi se Maurizio vuole intervenire un po' più lungo, semmai facciamo direttamente domani, sia lui che l'altro amico che era previsto per domani. Perché non si vede, mancano pochi minuti alla fine della trasmissione. Andiamo veloce con i messaggi. Signor Del Genio, come vede la problematica di Osimhen? Se il problema è come si potrebbe risolvere, siccome ti seguo sempre, potrei rispondere anche io. Non la vede. Brava, esatto, hai risposto benissimo. Non vedo nessuna problema. L'unica problematica è speriamo che torna subito. A Bergamo ci serve, ecco. Ok, vorrei fare una domanda. Vi piace Lopetegui? Lopetegui è un buon allenatore, ma non lo so, però catapultarlo subito questi qui. Forse che vengono da fuori. Sì, anche per cui in tanti, per esempio, su YouTube ci chiedono di Gajardo, però... Bravissimo. Bravo, per l'amor di Dio, bellissimo, poetico, un argentino che viene ad allenare nello stadio di Maradona, però... Però un argentino del River, attenzione, non sì, un argentino sì, del sì, Boca. Sì, sì, sì. Però stagione in... già ad inizio stagione sarebbe stato un azzardo, la stagione in corso è davvero troppo. Allora, al di là dell'allenatore, questa squadra deve giocare rigorosamente come ha giocato lo scorso campionato. Se si dà da fare, può con fiducia giocarsele di nuovo col per lo scudetto. Ricordo che quest'anno c'è un goleador in più, Politano, l'assenza di Kim con il nuovo non è un problema. Girate questo mio consiglio al presidente, lo faremo sicuramente. Ma il presidente sui consigli girati non è un granché. Giordano da Pompei. Perché se ne fa girare troppi e poi deve fare una sintesi, un po' complicato, dovrebbe fidarsi di pochi e prendere solo i consigli di quelli che si fida. E dovrebbe scegliere bene quelli che si fida, è un discorso un po' complicato. Vai.
Tra i suoi collaboratori, dici? Speriamo Sì, ascolta tanti. Fra i tanti che ascolta, poi deve fare una sintesi. questo consuntivo abbia. Allora, Paolo, come si leggiamo può. anche qualcuno Sì. da YouTube mentre Vittoria ne seleziona altri su No, WhatsApp, perché ragazzi, noi veramente facciamo sono fatica tanti. stasera. Allora, io ringrazio tutti perché guardate, sono Sì, veramente tantissimi, lo so, noi stasera tantissimi, siamo. e non riesco a Noi stasera, selezionarli. quando il Napoli perde, sono sempre di più, c'è da No, dire. ma c'è Quando il la. Napoli. No, No, ma devo non è dire la verità, sono perde o sempre pareggio, tanti. il fatto che c'è grande attesa, Sì, ognuno vuole esatto. dire la sua per Questo vedere se volevo dire. siamo vicini a una svolta importante. Purtroppo, lo devo dire, stasera dobbiamo finire pure qualche minuto prima e quindi dobbiamo non soddisfare tutte le. Sì, Fabrizio ti chiede, Paolo, se come sembra De Laurentiis ha un allenatore per giugno e vuole fare un contratto a Tudor soltanto di 6 mesi per poi prenderne un altro a giugno, chi Bella potrebbe domanda. essere secondo te? Farioli, italiano? No, non lo so, però io non so se già l'ha preso. No, no, Sicuramente c'ha presa qualche no. cosa in Pensionato. testa e questa cosa che c'aveva in testa, essendo lui convinto di riuscire a portare Garcia fino a fine anno, non era Tudor. Però adesso a volte nel calcio le cose strane cambiano tutto lo scenario. Va a finire che scopre che quello giusto è quello a cui non aveva pensato, cioè Tudor. Ragazzi, io come dico sempre, io la settimana scorsa ho detto spero che Garcia diventi il mio allenatore preferito. Ora il risultato è che non c'è riuscito Garcia. Oggi da domani mattina, se viene annunciato Tudor, io spero che diventi Tudor il mio allenatore preferito. Non mi inizi a preoccupare di quello che viene a giugno, se mi piace o non mi piace. Mo deve No. fare tutte queste partite, chi arriva, speriamo che diventi lui quello migliore, no? Quanto c'è di responsabilità dei giocatori e quanto di Garcia? Ma questo, guarda, è difficile sempre, non esiste un metro di valutazione oggettiva per stabilire di chi sono le responsabilità. Per quello che ho visto e per come vedo io il calcio, che è discutibilissimo, opinabilissimo, diciamo addirittura sbagliato, io direi 70 Garcia e 30 calciatori. Ma questo è il mio modo di vedere, discutibilissimo. Vai tu o vado io, Pierpaolo? Ma ne faccio un'altra io, Paolo. Secondo te, eccolo qua. Tudor è uno che scende con la tuta, è sempre sul pezzo, uno che allena. Ma se domani non arriva il nuovo allenatore, ritorna Garcia? No, questo penso in questo momento c'è veramente. più di uno, che ha questo timore, si può dire, Sì, che ma torni alla sarebbe un fine. triplo carpiato, come si dice, di De Laurentiis dovrebbe poi fare un passaggio dialettico veramente complicato per raccontarci che ci siamo inventati un'altra volta tutto i giornalisti e che lui non ha contattato a nessuno e che c'è fiducia totale in Garcia. Sarebbe difficile riproporre questa idea. Dobbiamo ringraziare alcuni amici. Andiamo. Va bene, allora, Vittoria, ti faccio sfogare a te, 30 secondi deve finire, Il fatto del quarto posto. dici. Allora, io so di avere una squadra fortissima, come tifosa lo dico, che veramente potremmo ambire al primo Però non è posto, la ma catastrofe non è in finale. questo momento che voglio Per essere quello che è catastrofica. Per successo. quello che succede, per quello che è successo e per quello che sto vivendo, il quarto posto in questo momento Poi storico se le della, cose se le cose cambiano, cambiano, va meglio bene. per tutti. Va bene, grazie. Dobbiamo chiudere, ragazzi, e ringraziare quindi Pierpaolo Matrone. Ciao Ci Paolo, un saluto a tutti. vediamo mercoledì con Pierpaolo. Vittoria, non lo so quando ci vediamo, se in settimana riesce a Presto, venire ci di vediamo nuovo, oppure ci presto. vediamo la settimana prossima. Grazie anche a Vittoria Grazie a Colonna tutti voi. Romano. Grazie veramente a tutti. Dobbiamo chiedere scusa, Dobbiamo ragazzi, chiedere scusa perché non abbiamo davvero a risposto a centinaia centinaia di di messaggi. persone, ma. Mi dispiace tantissimo non poterli leggere tutti. Davvero non riesco neanche a fare una scrematura dei messaggi perché li apro e Poi ne ce siete n'erano tanti tantissimi. là, c'erano tanti amici, non possiamo Tantissimi, fare grazie, niente. grazie davvero. Scriveteci anche domani, vediamo, abbiamo più tempo, domani finiamo alle 9, solo stasera abbiamo finito, come sapete, lunedì c'è Goal Show, finiamo un po' prima, poi c'è la replica di questa trasmissione. Appuntamento a domani alle 19:50, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.